c'è molto equilibrio e questo è positivo, la dimostrazione che non c'è una squadra che entra in campo e vince tutte le partite, dà molto interesse, credo che lo possono vincere 4-5 squadre, è una manifestazione sicuramente riuscita, credo che sia anche giusto eventualmente per migliorarla nei prossimi anni, parlo organizzativamente parlando, concordare insieme alcune modalità sull'impiego di giocatori esterni, e così come credo che si deve fare di tutto per promuovere questo torneo, perché ormai sta diventando una tradizione. Perché io credo che tutti i nostri circoli, ma proprio dico tutti, hanno bisogno di un po' di gioventù. Noi siamo noi, dico noi perché hanno tiri Roma, tutti i circoli hanno bisogno di incontrarsi. Adesso noi fra qualche tempo, fra un mese e mezzo, ci sarà una specie di giubileo dei sei circoli. Però tutto questo ben venga e ripeto, più ci si vede tra circoli meglio è. Siamo con Alberto Di Bagno, uno degli alfieri dell'Aniene. Alberto, un commento sulla partita che avete appena giocato. Ma partita come al solito molto combattuta, quando giochiamo con loro è sempre molto difficile, sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista caratteriale, non mollano mai, neanche noi, c'è una rivalità fortissima, ma abbiamo giocato abbastanza bene il primo tempo, poi abbiamo commesso due svarioni dietro e purtroppo ci hanno castigato, però insomma direi abbastanza equilibrata al di là degli episodi. Il circolo ha una pluralità di attività sportive oltre al canottaggio, che naturalmente è lo sport fondamentale, ma nel calcetto e nel calcio abbiamo una squadra fortissima fatta tutta da giovani, soci, figli di soci, e che con grande passione e con grande impegno partecipano a questi tornei, quindi sì, puntiamo a vincere, sì. Il torneo è fantastico, è divertente, io credo che sia stata una grande idea, perché ci affrontiamo noi che siamo praticamente tutti amici, e sembra riduttivo chiamarlo torneo dei circoli perché sembra una cosetta così, invece è veramente una gran cosa, ha giocato molto bene, organizzato molto bene, soprattutto molto divertente, che credo che sia la cosa più importante. Qualcuno nelle partite precedenti ti ha definito un Mancini, cioè un allenatore in campo che parli anche da dentro il Prato Verde, dai disposizioni ai tuoi ragazzi. Ma no, ma ci divertiamo così, perché poi logicamente come a qualsiasi livello nessuno si diverte a perdere, oppure si cerca di dare qualche consiglio, tanto per dare un po' un pizzico di esperienza e metterlo a disposizione di ragazzi che vogliono che partecipi a questa situazione, però niente di più, insomma, secondo me è solo un divertimento. Devo dire, abbiamo fatto una buonissima partita, combattutissima e correttissima, ci tengo a precisarlo, e la Corte dei Conti secondo me è una delle squadre che può ambire alla vittoria finale, visti i rinforzi di quest'anno e visto il grande Fabrizio Troviano che non smette di giocare, non si sa perché, nonostante l'età. Il torneo organizzato come al solito alla grande, quest'anno lo vinco. Ci ce la fai. Vai Stefano, ti aspetta, in bocca al lupo, ciao. Torneo molto interessante, io è il secondo anno che lo faccio e ho trovato che quest'anno sia come organizzazione come livello tecnico delle squadre è molto aumentato, ci sono veramente delle squadre messe bene in campo, specialmente questa che incontriamo oggi, si vede la mano dell'allenatore, no? Per niente c'è Mimmo Caso, questi fanno una zona totale 4-4-2, sembra di vedere una squadra proprio professionistica, si muovono benissimo in campo, sempre riferimento alla palla, ordinati, una buona impressione, come logico, come tutti gli anni è il circolo Aniene, una squadra compatta, adotta un sistema 3-5-2 con tre difensori dietro eccezionali tra cui i fratelli Fraioli. Sì, il torneo sta
avendo un livello tecnico molto, molto buono, migliore di anni passati, e poi soprattutto quando giochiamo con circoli tradizionali l'ambiente, l'atmosfera è sempre dei migliori. Oggi è una partita molto combattuta ma anche molto molto corretta, perché ci conosciamo, siamo amici e quindi è un'ottima manifestazione. Vorremmo ripetere la finale dell'anno scorso, naturalmente con il risultato invertito, visto che abbiamo perso a 2 minuti dalla fine per un infortunio. Federico, come ti trovi con lo scarpino nuovo? Ma alla grande, devo dire, lo scarpino perfetto, morbidissimo, mi sono trovato bene, ho fatto pure un gol pazzesco, quindi meglio di così non poteva andare, devo dire. Diciamo, ci piacerebbe molto riuscire a ripetere la finale comunque sia. E anche se mi rendo conto che quest'anno ho visto che il livello si è ancora ulteriormente alzato, quindi le squadre sono tutte forti, tutte equilibrate, e chi avrà una migliore condizione fisica nel periodo caldo secondo me andrà fino in fondo. Abbiamo cercato con l'esperienza degli altri 2 anni di poter fare una squadra competitiva, anche perché abbiamo notato le difficoltà a reperire il personale in servizio. Infatti quest'anno la media è notevolmente più alta rispetto agli altri 2 anni, in modo tale da poter costruire anche per il futuro una squadra che sia almeno per gli ottavi e undicesimi sempre la stessa. È un campionato di ottimo livello, ci sono dei buoni giocatori anche se la forma fisica, diciamo, non eccelle. Comunque ci divertiamo, c'è molto agonismo e comunque c'è molto spirito di gruppo. Abbiamo trovato Armando Mariani, che si sta prestando ad arbitrare il derby fra Roma e Lazio. Proprio al volo, 2 battute Armando sulla partita che ti appresti a dirigere. Spero che sia una gara di livello buono e con correttezza in campo, fra 2 circoli storici dei canottieri, come sempre nella massima lealtà, anche se a volte si sfora su un po' troppo agonismo. Alessandro Maspers, una vittoria nel derby molto sofferta alla fine. Beh, inizialmente no, nel senso che abbiamo giocato la prima mezz'ora con la palla a terra, in velocità, abbiamo dimostrato di essere una squadra molto forte e che può puntare comunque a dei traguardi diversi rispetto a quelli dello scorso anno. Poi c'è stata un'espulsione forse un po' troppo affrettata a metà del primo tempo e anche in questo caso abbiamo dovuto giocare gran parte del primo tempo e tutto il secondo tempo in 10 uomini contro una squadra comunque molto forte come la Lazio. Allora, Marco Siciliani, in passaggio dal Parioli al Canottieri Roma, oggi un derby vittorioso, per cui questo passaggio è stato anche buono sotto questo punto di vista. Sì, la seconda partita che faccio al Canottieri Roma. E mi sono divertito molto oggi, anche se abbiamo sofferto, abbiamo giocato in 10 quasi tutta la partita, però insomma abbiamo vinto, felicissimi. Senti, oggi non avevi la tua maglietta, la numero 10. Ho fatto apposta, ho preso apposta l'8, mi sembrava troppo pesante giocare di nuovo col 10.
Due capitani di Roma e Lazio al termine di un derby molto acceso. Cominciamo dalla Roma, il suo commento alla fine della... Un po' violento direi, no, ma è stato divertente, una bella partita, siamo stati fortunati, con 3 gol di vantaggio si gioca decisamente meglio. Però alla fine abbiamo pagato un po', già avendo giocato tutto il secondo tempo in 10, ma insomma, credo che sia andato abbastanza bene. Ecco, sul 3-2 credevate ormai nella rimonta? È arrivato un po' tardi, è arrivato proprio allo scadere, quindi c'erano solo i 3 minuti di recupero. E, niente, giustamente il primo tempo abbiamo subito 3 gol molto belli, tutti in contropiede mentre noi provavamo a fare gioco, e poi è stato difficile. Avessimo fatto il secondo gol un po' prima, certo, forse si poteva arrivare a pareggio. Io mi congratulo con l'organizzazione, perché è molto ben organizzato, è molto interessante, anche i giocatori, questi ragazzi si danno da fare molto, si impegnano, per cui ammiro chi l'ha organizzato e anche tutti i miei ragazzi come gli altri circoli. Spero che ogni anno diventi sempre più importante. Francesco Ferraro, capitano del circolo Canottieri Roma.